Pagina sportiva della TG Noi, parliamo di calcio, della Lucchese, ci sono dei movimenti di mercato, ma sono movimenti in uscita, lasciano il rosso-nero tre elementi davvero esperti e importanti, almeno in questa stagione così sono stati. Ecco i primi movimenti, ma in uscita, della Lucchese 2014-2015, Fabio Liboni, Simone Angeli e Nazareno Tarantino lasciano il rosso-nero. Lo ha annunciato la stessa Lucchese con un comunicato ufficiale. La società ringrazia i giocatori per le qualità del lavoro svolto, con cui hanno dato un contributo fondamentale alla promozione Lega Pro, per l'impegno dimostrato in campo con la maglia rossonera e le grandi doti umane messe al servizio del gruppo, augurando loro le migliori soddisfazioni per il futuro. Il rapporto con Angeli non è chiuso definitivamente perché la società gli ha chiesto di entrare a far parte dello staff tecnico di Mister Pagliuca e l'esperto terzino si è preso qualche ora di riflessione. L'addio di Liboni, Angeli e Tarantino non era poi così scontato perché erano sicuramente tre elementi esperti e di qualità che forse i Lega Pro avrebbero potuto dare un qualcosa in più alla neopromossa lucchese. Si chiude così un'altra settimana abbastanza interlocutoria, in cui non ci sono state mosse di mercato, se non la conferma dei quattro elementi ormai noti: Leandro Casapieri, Riccardo Calcagni, Filip Rajčević e Tommaso Pecchioli. Il ritiro di Coreglia, che doveva scattare domani, è stato rinviato a data da destinarsi e Nicola Giannecchini ha lasciato la società. Quella in arrivo dovrà essere per forza la settimana della svolta. È il viareggino 94enne Florindo Cerri, ammiraglio e socio onorario del Club Nautico Versilia, ad aver vinto la 19esima edizione regata over 60 Coppa Guglielmo Ecton, meglio conosciuta come regata degli ammiragli. La competizione si è svolta nel Golfo di Napoli e Florindo Cerri ha preso parte con una barca della Marina con tutti gli ammiragli in pensione. Davvero complimenti all'ammiraglio, che ha 94 anni, lo ricordiamo ancora una volta. È tutto per lo sport, pubblicità e poi la terza parte del TG Noi, a fra poco.